A Lazzarello troviamo un piccolo osservatorio astronomico realizzato e gestito dal gruppo Astrofili di Piacenza. Essendo una zona alquanto isolata e priva di inquinamento luminoso, la scelsero per costruirlo. Nel Medioevo, l'importanza di Monte Martino è testimoniata dalla presenza di un castello che, nel XV secolo, apparteneva alla famiglia dei Confalonieri. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, una torre del castello venne abbassata perché risultava pericolante. Questa notizia fa pensare che fosse stato un borgo fortificato una volta, per via della presenza di un recinto murario con una torre e più edifici al suo interno. Il capostipite
dei Confalonieri di Montemartino fu Tommaso Confalonieri, figlio di Alberto Confalonieri, che fu podestà di Milano nel 1285 e di Piacenza nel 1310. Vi rimasero fino alla loro estinzione, avvenuta nel XVIII secolo. Fino alla prima metà del Novecento, il paese contava circa 11 famiglie, formate circa da 6 persone ciascuna. Ma se si contavano anche le frazioni vicine, il numero dei parrocchiani aumentava notevolmente. Nel paese vi erano pure una bottega e un'osteria. La prima, di Pierino Losi, chiuse i battenti alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, mentre l'osteria, di Ermenegildo Losi, cessò l'attività agli inizi degli anni 50, quando il borgo cominciò progressivamente a spopolarsi. Nei primi anni 80, gli ultimi abitanti e i loro figli hanno cominciato a tornare, restaurando le vecchie case ormai abbandonate. In più, si sono aggiunti anche dei villeggianti, soprattutto milanesi, che qui hanno trovato la quiete bellezza che cercavano. Nel cimitero di Montemartino riposa, dal 1929, un personaggio ormai diventato quasi leggendario per gli abitanti del piccolo borgo, la storica maestra del paese Caterina Gallizia, morta a 33 anni ma ancora viva nei ricordi dei più anziani, che hanno tramandato la memoria a figli e nipoti. Tutti ricordano la sua infinita bontà e il fatto che avesse più volte confidato di dover morire a 33 anni, cosa che puntualmente avvenne. A distanza di tempo, quando la salma fu riesumata, i presenti notarono che il suo corpo era mummificato e ancora coperto da un lungo velo nero.